Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, come risolvere i problemi di Overwatch 2 a causa dello schermo nero, problemi al crash, e in questa breve guida vi spiego come risolvere questi errori in un modo semplicissimo. Per i problemi allo schermo nero, è ovvio che non aggiornate i vostri drive della vostra scheda video, o problemi che non avviate il gioco come amministratore e possono causare problemi seri al gioco. Quindi cosa faremo oggi? Come primo passaggio andiamo un attimo su mostra beh, proprietà, andiamo su proprietà, sulla compatibilità del gioco. Mi raccomando, disabilitate le ottimizzazioni schermo intero ed eseguite sempre questo programma come amministratore. Poi, una volta fatto, andiamo sul pannello di controllo di Nvidia, invece per quelli che hanno AMD Radeon, lo troverete direttamente online, AMD Radeon. Sinceramente io ho la scheda video Nvidia, quindi di AMD non chiedete a me, perché se avete un pannello che controlla la vostra scheda video dell'AMD, allora lì ci saranno anche queste varie impostazioni, ad esempio il pannello di controllo Nvidia, diciamo come questo. Ok, quindi per quelli di Nvidia andate su Regola le impostazioni dell'immagine, questo qui, usa le impostazioni dell'immagine di avanzata oppure usa la mia preferenza mettendo in risalto. Ad esempio, volete il gioco, volete vedere il gioco in una maniera bellissima, quindi migliorate la qualità. Se invece non vi interessa la qualità e volete le prestazioni, come potete vedere, guardate un po' ai bordi e le linee. Come sono? Ok, adesso vi faccio vedere meglio. Un attimo, pausa. Ok, guardate un po', ci sono tutti questi puntini intorno a questa linea. Se invece da prestazione metto qualità, si vede un po' meglio, ok? Meglio delle prestazioni. Quindi sta a voi decidere, giocare con la migliore qualità oppure giocare, se avete una scheda video un po' meno potente, vi consiglio di andare sulle prestazioni oppure mettere equilibrata. Io metto qualità perché ce la faccio e faccio applica. Ok, una volta fatto, chiudete questo pannello. Andiamo un attimo su battle.net delle impostazioni di Overwatch 2. Fate analizza e ripara e poi riavviate il PC e poi andiamo su impostazioni di gioco. C'è un comando che ti permette di non crashare su Overwatch 2. In cosa consiste questo comando? Adesso un attimo che lo prendo, faccio copia e incolla, lo troverete in descrizione. Eccolo qui, copiamo questo e lo inseriamo qui e fate fine. Se non vi funziona questo comando, togliete questo comando e mettete quest'altro. Ok, e fate fine. Poi, con un altro passaggio, è quello di aggiornare i driver della vostra scheda video. Quindi chiudiamo qua. Andiamo su gestione dispositivi, schede video, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e cerca i driver aggiornati in Windows Update. Se avete qualche aggiornamento da fare su Windows Update, ci cliccate sopra e fate questo aggiornamento. Quindi, poi un'altra cosa, se andiamo su documenti, andiamo su Overwatch Settings, questa qui, e dove c'è l'impostazione Window Mode, da 0 mettete 1, ok? Mi raccomando, da 0 mettete 1. Chiudiamo qui. E vediamo se avvio il mio Overwatch 2 senza problemi. Faccio gioca. Già è tanto che si è avviato senza problemi. E non ho neanche la schermata dello schermo nero, ok? Quindi ragazzi, funziona alla perfezione. Quindi spero di esservi stato d'aiuto.
di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo ed iscrivervi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!